Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua nel terzo vlog di viaggio del tour Ricco Soldo Risparmiando. Sono parcheggiato di fronte ad un cimitero. Adesso ve lo mostro se riesco. Un attimino. Si vede anche chiaramente una fontanella, perché un buon modo per trovare acqua gratuitamente è andare di fronte a un cimitero. Allora, sono qui perché sto sfruttando la rete e questo posto in ombra per caricare il video girato a Parma ieri. Eccolo qua. E come dicevo, sono in viaggio tra Parma e Torino, è una distanza molto, molto importante. Ci sono circa 4 ore di viaggio, però l'ho già coperta per più della metà e quindi ho ancora un'oretta e mezza di strada per arrivare a Torino, sempre e rigorosamente lungo strade statali e senza autostrade. Siccome questa mattina ci siamo svegliati molto presto con Andrea, perché Andrea doveva andare a prendere il treno e quindi abbiamo messo la sveglia alle 5 e mezza e l'ho accompagnato in stazione dei treni. E ne ho approfittato per fare un piccolo tragitto col fresco, nel mattino presto, e per adesso sono molto stanco e ho bisogno di riposare. E quindi, mentre il video su internet carica, io mi metto qui e mi faccio una dormitina. Avete visto quelle che stiamo attraversando adesso? Sono tutti gli effetti delle risaie. Io non avevo assolutamente idea, nella mia infinita ignoranza, che in queste zone ci fossero delle coltivazioni di riso. Allora, mi sono fermato qui a Trino, in questo parco giochi, perché c'è una fontanella per mangiare. Ho fatto un piatto di pasta con il ragù, e l'avete vista probabilmente nello streaming che ho fatto mentre mangiavo, e adesso manca un'oretta a Torino e quindi andiamo a visitare la città. Va bene, allora sono arrivato finalmente a Torino, ci sono delle nuvolacce qua sopra, non so se si vedono, sì, e per parcheggiare gratuitamente, ho dovuto praticamente parcheggiare su una collina che sta qui intorno a Torino. Adesso scendo a piedi verso il centro e magari da qua si riesce anche ad avere una bella vista della città dall'alto. Ok, accendiamo una lucetta. Anche la presentazione di Torino è andata, c'erano un sacco di persone, più di 100 probabilmente, li ho contati a un certo punto, quindi molto bene. Avete esaurito praticamente tutti i libri, ne è rimasta solo una copia di quelle che avevano ordinato. Sono stato molto contento di aver parlato con tutti voi, ascoltato le vostre storie. E poi ringrazio tutti quelli che mi hanno offerto l'ospitalità, però questa sera avevo promesso di andare da un'altra parte, quindi non potevo accettare, però come se fossi venuto, vi ringrazio tantissimo. Dunque, adesso oggi è stata veramente dura perché sono venuto direttamente da Parma, ho guidato per 4 ore e mezza, stanco perché questa notte abbiamo fatto festa con Andrea e Katia e quindi
abbiamo dormito anche molto poco e adesso mi sposto un po' e poi domani sono alla Spezia, c'è un altro bel tragitto da fare piuttosto lungo. Cercherò di guidare con calma. Allora niente, cari amici di La Spezia, domani, che poi per voi in realtà è oggi perché il video lo pubblicherò domani mattina a qualche ora, e vi aspetto alla presentazione di Ricco Sodo Risparmiando, poi c'è la tappa di Firenze, che è l'ultima tappa di questa settimana, e poi ricominciamo la settimana prossima. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per l'accoglienza e per tutto quanto, e buonanotte a me.